Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pasta fredda vegetariana. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti più il tempo di raffreddamento. Gli ingredienti sono pasta corta, peperone giallo tagliato a cubetti, peperone rosso tagliato a cubetti, una melanzana tagliata a cubetti, zucchine tagliate a cubetti, pomodori tagliati a fette, olive, aglio, sale, olio, pepe, basilico e origano. Diamo il via alla ricetta. Per prima cosa cuocere la pasta in abbondante acqua salata e scolarla al dente. Mettere nel boccale l'aglio e l'olio. Ed azionare il bimby per 3 minuti, 120 gradi, velocità 1. Togliere l'aglio. Aggiungere i peperoni. Le zucchine, e le melanzane. Il sale, il pepe, e cuocere per 20 minuti. 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere i pomodori e cuocere per 3 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Le verdure sono cotte, trasferire in un'insalatiera insieme alla pasta. Dopo aver versato le verdure sulla pasta, amalgamiamo bene. Aggiungere le olive, l'origano ed il prezzemolo. Ed amalgamiamo bene. Lasciare raffreddare prima di servire. Pasta fredda vegetariana. Grazie e alla prossima ricetta.